Dunque, la mozione è stata proposta dalla consigliera comunale della Lega Nord. Poi, lunedì scorso, durante il Consiglio Comunale, le donne di tutti i partiti si sono riunite con la consigliera Tabacco e hanno insieme elaborato la mozione che alla fine è stata approvata praticamente all'unanimità con un solo voto contrario. E naturalmente è una mozione soprattutto che dice che c'è un problema di rispetto delle donne, quindi che il burka è visto come una diminuzione della dignità femminile. Diventerà una legge? Beh, questo non dipende da noi naturalmente. Per quello che riguarda noi, il territorio cestese, c'è un invito al sindaco, cioè a me, di prendere i provvedimenti necessari, che naturalmente non sono provvedimenti di polizia o di esercito, sono invece provvedimenti di, come dire, persuasione. Noi abbiamo qui a Sesto, abbiamo una comunità islamica molto forte, molto radicata, con la quale abbiamo ottimi rapporti, con la quale stiamo costruendo un percorso, a volte faticoso, ma di realizzazione di un luogo di preghiera per loro. E naturalmente abbiamo avuto e avremo incontri con loro per far presente questo problema. Quindi non ci saranno multe. Non mi sembra che sia il caso. Questo è un problema naturalmente molto profondo perché effettivamente segnala un problema di rapporto con le donne che è molto grave perché nel nostro paese il rispetto delle donne è stata una conquista che ha preso molti e molti decenni e quindi occorre che venga rispettata da tutti. Naturalmente, siccome si tratta di una, per alcune, di una convinzione religiosa e comunque di una tradizione antica, credo che vada affrontata con la necessaria gradualità e convinzione. Quindi questa mozione è stata fatta non tanto nell'ottica della sicurezza, ma No, piuttosto. non tanto l'ottica della sicurezza, perché è evidente che non sono le donne col burka che mettono le bombe da qualche parte. E invece è molto girata, e non a caso l'hanno proposta le donne nel Consiglio Comunale, sul rispetto della dignità della donna. Fa parte dell'ideologia politica del comune? Sì, nel senso che noi abbiamo qui, come in altre parti d'Italia, avuto un'immigrazione molto numerosa e molto varia di persone che vengono qui da tante parti del mondo. Noi abbiamo fatto una politica di grande accoglienza, abbiamo destinato a questo molte risorse, sia umane che risorse economiche. Pensate che noi abbiamo un ufficio stranieri, ce ne sono solo 40 in tutta Italia, e su 8.000 comuni siamo in 40 ad averlo. E molti sono comuni molto più grandi di noi. E poi tante altre iniziative. Naturalmente questo può andare avanti, può avere una motivazione politica, etica, se dall'altra parte c'è un rispetto della legalità e della convivenza, del patrimonio comune che questa nazione si è costruita nel tempo. Quindi non è che Sesto sarà diventata una città intollerante. Al contrario, io credo che la tolleranza è fatta di rispetto reciproco. Ci sono alcune tradizioni di chi viene che sono tradizioni molto importanti che ci migliorano. Ci sono tradizioni che noi abbiamo conquistato che sono migliori, che vanno difese. Credo che poi la difesa della tradizione in quanto tale non ha senso, perché ci sono tradizioni positive e tradizioni negative. L'infibulazione è una tradizione, ma credo che nessuno di noi la difenderà. Il fatto che alcune comunità portano i bambini piccolissimi a chiedere la carità per strada è una tradizione, ma non credo che sia accettabile. E così via.